Cari amici, oggi parleremo di Google Stadia. È passato un po' di tempo dal day one e sono uscite online diverse opinioni di specializzati, quindi diciamo blog di settore, primariamente del gaming, tecnologia e anche di vari YouTuber che hanno detto la loro. E l'accoglienza non è stata delle migliori, devo dire, per questo servizio di Google. Io però lo sto utilizzando dal day one in diverse situazioni, quindi con connessione ottima e con connessione veramente al limite dell'indecente, per cui mi sono fatto, diciamo, un'idea bella completa, no? Su questo nuovo sistema di gioco. Devo dire che ci sono delle opinioni anche dentro di me contrastanti, ma tante belle cose che voglio veramente dirvi. Quindi, se avete voglia e volete ascoltare la mia esperienza, eccoci, cominciamo. Allora, prima di tutto vi chiedo di arrivare fino alla fine del video perché vi dirò innanzitutto come funziona Stadia, come mi sono trovato, eccetera. Alla fine farò un discorso che però forse è veramente la parte a cui tengo di più, che va a prendere in analisi un po' le critiche che sono state fatte a questo sistema e che secondo me sono critiche, che non hanno tantissimo fondamento, perché chi le ha fatte, a mio parere, non ha capito fino in fondo il discorso. Capisco che sia un'affermazione anche un po' presuntuosa, però se avete voglia di ascoltare cercherò di darvi tutte le mie buone ragioni. Comunque, cominciamo dalle basi. Che cos'è Google Stadia? Andrò molto veloce perché credo che ormai lo conosciate praticamente tutti. Beh, Google Stadia è un servizio di cloud gaming di Google. Cosa significa? Che voi non dovrete avere fisicamente un hardware capace di far girare dei giochi complessi, come può essere una console oppure un computer parecchio prestante, anche parecchio costoso, ma vi affiderete ad un hardware che è distante da voi nei server di Google, che sono capaci di far girare appunto questi giochi alla massima qualità e voi tramite internet vi collegherete per poter giocare sostanzialmente in cloud e non avrete bisogno di particolare hardware se non questo, il controller di Stadia. Però anche basterà il vostro computer con un browser Chrome oppure la TV con sempre il controller e una Chromecast Ultra attaccata. Io ho comprato la Founder Edition, un pacchetto che contiene questo, che è il controller ufficiale, una Chromecast Ultra che ha già il software installato, preinstallato per poter far girare Stadia. In realtà anche le altre Chromecast Ultra che sono già in commercio potranno funzionare, ma devono ancora ricevere un aggiornamento che non è stato ancora rilasciato, secondo me, volutamente da Google per limitare un attimo in questo momento di uscita la diffusione e l'utilizzo dei giochi per evitare una cattiva esperienza. Comunque ci sono varie considerazioni da fare. La prima, quella secondo me più interessante, riguarda la connessione, perché si è parlato tantissimo di questo aspetto. Sì, tutto bello, ma poi se ci vuole una connessione gigabit, non tutti ce l'hanno a disposizione. Io banalmente non abito in una grande città e qui da me c'è una connessione che fa pena. Io ho una 33 via satellite, quindi insomma veramente in condizioni molto molto difficili, ma è stato interessante provare Stadia anche qui da me perché così ho avuto un raffronto tra l'esperienza d'uso a Milano con una gigabit e l'esperienza d'uso qui da me con una rete davvero pessima. Allora posso dirvi prima di tutto questo, che Google Stadia è progettato per girare anche in 4K a 60 fps con audio 5.1. Ovviamente per questo ci vuole una rete velocissima, sto parlando di reti che superano i 100 mega e devono essere soprattutto stabili. Infatti la cosa migliore è collegare direttamente il computer oppure la Chromecast Ultra in modo cablato direttamente al modem. Se invece vi accontentate di un Full HD a 30 fps, beh, allora posso dirvi che pure io sono riuscito a giocare. State vedendo delle immagini di gameplay. Ci sono stati vari problemi in questi giorni, nel senso che la mia connessione probabilmente è veramente veramente al limite, per cui basta che sia leggermente intasata per avere dei problemi nel gioco. Sostanzialmente diventa ingovernabile, oltre diciamo agli artefatti e la qualità scadente, sia audio che video. Ci sono dei ritardi audio e video, ma solo quando la connessione scende. Quindi secondo me io ho trovato proprio un po' quello che è il limite minimo. Questo limite minimo, ve lo dico subito, è attorno ai 14-15 megabit per secondo. Se nella vostra casa non avete
almeno 14-15 stabili, lasciate perdere, perché vi mangerete dei soldi, insomma vi mangerete anche del nervoso. Poi probabilmente Google andrà a migliorare questa situazione, ma fino a per il momento diciamo che questo è il limite veramente sperimentato empiricamente nella realtà. Io ad esempio ho notato che c'è una grande differenza nel momento in cui gioco vicino al modem o lontano. Infatti Stadia si collega e funziona meglio con le reti a 5 GHz. Se sono vicino al modem, allora riesco a giocare un po' meglio, se sono lontano no. Però dipende anche dai momenti, per esempio da me al mattino fino a metà pomeriggio si riesce a giocare bene, verso sera tante persone si collegano, quindi la rete diminuisce un pochino la sua velocità, rimane un pochino più congestionata e quindi insomma la qualità diventa veramente bassa ed è quasi impossibile giocare. Però devo dire che io sono in una situazione veramente disastrosa, perché oltre a tutte le questioni c'è il fatto che io vado completamente wireless anche sull'antenna che ho sopra al tetto di casa, per cui basta un niente, basta brutto tempo, basta una nevicata, basta un po' di instabilità atmosferica per andare a vedere diminuire la velocità. Poi ho un ping veramente molto alto, quindi devo dire che complessivamente Stadia funziona davvero molto bene, purché abbiate una rete quantomeno decente. Riassumiamo in questa tabella quelli che sono i costi. Stadia ha ricevuto diverse critiche perché prevede un abbonamento di 9,90€ al mese per accedere alla versione a 4K 60fps audio 5.1. Attenzione, questo è un dato fondamentale. Ho visto parecchi video in cui si liquidava la questione con vabbè, si gioca anche in 4K a 60fps come se fosse una sciocchezza. Beh, rendiamoci conto che per giocare con un computer a 4K a 60fps bisogna spendere migliaia di euro. Adesso non sono un grande esperto, ma 2-3 mila euro perlomeno bisogna spenderli, no, per un computer. Per cui stiamo parlando di un abbonamento dedicato ai pro gamer, a qualcuno che ha veramente bisogno di un'esperienza di gioco fantastica, che ci gioca verosimilmente diverso tempo al giorno. Un casual gamer come potrei essere io, che ci gioco sostanzialmente quando ho tempo, di tempo ne ho poco, un full HD a 30fps con audio stereo è più che sufficiente, e l'abbonamento a Stadia per il full HD a 30fps è totalmente gratuito. Poi ci sono dei giochi, i giochi costano, se non avete l'abbonamento pro dovete pagare, quindi comprare diciamo tutti i giochi come fareste normalmente. Se avete il pro invece avete normalmente degli sconti su alcuni giochi e un paio di giochi gratuiti al mese. Ecco, su questo si sono scatenate altre critiche perché insomma c'è chi dice che questo sistema, questo impianto di proposta non funzioni, anche perché diciamo che le alternative e l'abitudine che è stata data ai giocatori negli ultimi anni invece va nel senso opposto, quindi quella di avere un abbonamento ma poi giochi gratuiti. Insomma, sono opinioni, vedremo un po' come andrà a finire. Diciamo che però per il momento potete avere solo Stadia Pro, non è ancora possibile avere Stadia in maniera gratuita, per cui dovremo aspettare il 2020. Ecco, questo il 2020, il fatto di dover aspettare il 2020, è l'altra critica enorme che è stata fatta al, diciamo, al servizio di Google. Secondo me è una critica abbastanza poco fondata. Perché? Perché Google Stadia ha mostrato in fase di presentazione, in fase di annuncio, molte potenzialità, come per esempio il crowd gaming, ovvero quello la possibilità di giocare ad esempio mentre si sta facendo uno streaming su YouTube con gli spettatori, oppure la possibilità di condividere un pass per una prova gratuita di un mese ad un amico che non è ancora disponibile, la stessa disponibilità della versione gratuita di Stadia. Rendiamoci conto però che questo è un servizio totalmente innovativo, con una tecnologia dietro parecchio complessa, e che semplicemente Google sta attuando quello che ha sempre fatto con tutte le sue invenzioni, con tutte le sue proposte, ovvero quella di coinvolgere una platea tutto sommato ristretta per una fase iniziale che potremmo considerare di beta, anche se in realtà di beta non si tratta, perché di fatto ognuno può acquistare liberamente il prodotto, per poi andare ad affinare il prodotto e insomma renderlo disponibile per una platea più vasta. Non stupiamoci di questo atteggiamento di Google, perché Google ha sempre fatto così, a partire dai Pixel, a partire dalle versioni di Android, è il suo modus operandi, per cui andare a fare una critica
cattiva e diretta su questo, significa secondo me che non si conosce fino in fondo qual è, diciamo, la storia di Google. A Google Stadia si può giocare tramite il computer, ma bisogna collegare il controller in modo cablato. Anche questa feature arriverà in futuro, ovvero la possibilità di giocare via wireless anche da computer, ma secondo me non è un dramma, sicuramente, perché alla fine basta un cavetto. Si può giocare anche con lo schermo del telefono, anche qui ci vuole il controller e ci vuole che sia cablato, ma in futuro anche questa possibilità verrà ampliata con la possibilità di giocare col controller wireless. In questo momento per giocare solamente col controller wireless bisogna usare la Chromecast Ultra e un televisore. Infatti il controller è capace di collegarsi direttamente ai server, quindi alla rete, e non è necessario di fatto un collegamento Bluetooth o via Wi-Fi tra la Chromecast e il controller. Per cui devo dire che per il momento l'esperienza di gioco mi sembra ottima, ma non completa al 100% per tutte quelle che potrebbero essere le sue potenzialità. Però devo dire che per essere l'inizio non ho riscontrato particolari problemi nel passaggio tra una e l'altra realtà. Sì, è vero, se mettete in pausa da una parte e riprendete dall'altra avete comunque 10 minuti di tempo per fare questo, mi pare 10 minuti, altrimenti poi ricominciate dall'ultimo checkpoint. Ci sono delle limitazioni, però sinceramente mi sembrano delle limitazioni francamente normali, nulla che mi facciano gridare allo scandalo. Per il resto devo dire che ho avuto una buona esperienza di gioco. Ovviamente quando si ha a disposizione una rete molto più veloce tutto diventa più coinvolgente, a partire dalla qualità delle immagini, l'input lag che scende veramente quasi a zero, e invece andando su una rete scarsa come può essere la mia, non dico che non si possa giocare, però chiaramente bisogna avere un attimo di tempo per abituarsi al lag che inevitabilmente c'è. Non è nulla di drammatico, nulla che non vi permetta di giocare con soddisfazione a Destiny 2 oppure Samurai Showdown, che sono diciamo i due titoli che ho testato, che comunque necessitano anche di velocità, no? Nel momento in cui andate a toccare il tasto e il comando viene eseguito. Ora arriviamo un po' alle conclusioni, al dunque, e affrontiamo il discorso delle critiche. Un po' ve l'ho già detto, ma secondo me il problema qual è stato? Sostanzialmente uno, che Google Stadia è stato affrontato come se fosse una nuova console o un computer assemblato per il gaming, che poi nel momento in cui si va a provare ti dà qualche calo di frame. Allora, babam, giudizi super negativi. Stadia è stato dato a pro gamer, a personaggi che di lavoro fanno questo, provano giochi, provano console, esprimono la loro opinione, oppure a youtuber che magari per avere qualche click in più cercano di, insomma, fare titoli allarmistici, Stadia fa schifo, Stadia fallirà e cose di questo genere, che ormai insomma ci capiamo, no? Sono ben presenti online purtroppo. Il punto qual è? È che, non so, immaginate una persona comune a cui viene data in mano una macchina da Formula 1. La cosa che pensate salendoci sopra è che sia un mostro, no? E ha delle performance, della velocità, dell'accelerazione assurda, una velocità in curva assurda, dei freni pazzeschi, una cosa incredibile. Date in mano questa Formula 1 a Vettel o a Leclerc, gli date in mano una Formula 1 di una scuderia inferiore e diranno: beh, cavoli, rispetto alla mia Ferrari questa roba fa schifo, vibra, il cambio è lento, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è proprio questo, che Google Stadia, secondo me, non è un servizio dedicato ai pro gamer, ma è un servizio dedicato ai casual gamer, come me, che non mi comprerei mai un computer da 3.000 euro per giocare, semplicemente perché non avrei tempo poi di sfruttarlo, e non mi comprerei in questo momento magari una console, perché il gaming non è la mia passione, o altro nella vita che reputo più interessante e che mi piace fare. Per questo motivo, per me, Stadia, il fatto di poter spendere 120 euro per avere quei 2-3 giochi all'anno che mi interessano senza dover comprare niente, potendolo usare in ogni momento, sì, con qualche compromesso legato alla rete, magari quella volta devo aspettare perché la rete non è il massimo, questo ovviamente non sussiste se mi trovo in città e ho una rete decisamente valida, però il test che ho condotto secondo me dà dei risultati positivi, perché io ho veramente una rete che fa veramente pietà, per cui se funziona da me, secondo me può funzionare veramente per tantissimi. Comunque il punto è proprio questo. Io Stadia me lo comprerei, perché
che ne so, vado in vacanza, vado al mare, vado in montagna, non so che cosa fare, mi porto dietro il controller e sono a posto. È ovvio invece che per un pro gamer abituato ad una macchina capace di far girare un gioco in 4K a 60 fps con dettagli al massimo, con un sistema veramente appagante e coinvolgente per il gaming, troverà in Stadia solamente dei difetti. Però secondo me è stato sbagliato proprio l'approccio. Comunque, mi rendo conto che chi ha visto questo video magari si aspettava anche un giudizio più tecnico, insomma, degli approfondimenti proprio su cosa può fare, cosa non può fare Stadia, tutte queste robe qua, ma non era mia intenzione. La rete è piena, in particolare vi consiglio un bel video del canale YouTube che si chiama Parliamo di Videogiochi. Loro sono molto esperti e io, avendo visto veramente un sacco di roba, reputo che l'approccio che hanno avuto a Stadia e il modo che hanno di spiegare sia quanto di migliore c'è in questo momento sulla rete. Nel contempo, diffidate da tutti i titoli catastrofici: Stadia fallirà, Stadia fa schifo, Stadia è un flop colossale, perché secondo me queste persone, uno, cercano un po' di click, due, forse non hanno capito fino in fondo come funziona Stadia e a chi si rivolge, soprattutto, per quanto siano personaggi veramente super competenti dal punto di vista del gioco. Bene, questi erano i miei two cents su Stadia. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!